Chi è che mi ha preso? Non ho capito. Tanto tipo stavo girando come un babbo. E, no, comunque, se potrò fare eventualmente gli streaming avanti di Advanced Warfare potrebbe essere una buona idea. Halo non lo so. Vedremo se ci sarà qualche. Forse c'è in ballo qualcosa per uno youtuber su Halo. Quindi vedremo come evolverà, se verranno presi nuovi youtuber e quant'altro. Allora, un utente non è il capo Resca, cioè il capo è Luca, lui è il capo redazione e direttore news, se non sbaglio. No, il capo redazione no, il responsabile delle news su Spazio. Insomma, è un pezzo grosso, quindi non insultare, stai attento, che la spadina ti può bannare. Allora, le piante a quanto pare sono ancora in vantaggio. Abbiamo intanto ucciso qualcuno. No, no, noi siamo troppo indietro. Sparato proprio totalmente a random. Là. Ah, qua c'era il tubero. Però ho sparato totalmente a random lo ZNP, mi sembra. Ecco, nuovo utente, stai attento alla spadina, che quella fa danni. Fa danni. Ah, che raspone. Fischia. Tanto abbiamo perso, quindi cambiamo squadra. Comunque, vediamo un po'. Salutiamo anche Solid Danny, se sei arrivato dopo, quindi benvenuto anche a te. Facciamo un po' di spoiler, se volete passare da Facebook dalla mia pagina personale. Facciamo un po' di pubblicità del mio canale YouTube, iscrivetevi in tantissimi, in tantissimi. No, scherzo. No, non facciamo, qua siamo su Spazio Games, non siamo su YouTube. Adesso facciamo così allora, usciamo, però il fatto è che siamo con Italian Game, però su qua non voglio cambiare sale, per quel motivo è quello che mi... che mi non voglio, quindi visto che siamo in Sue non voglio rischiare di mandare tutto a quel paese, che poi perdo Italian Gamer e quindi poi andiamo a finire chissà dove, uno da una parte o dall'altra. Intanto spacchettiamo, visto che siamo tempo libero, e spacchettiamo così random. Meccanico, ok, abbiamo sbloccato il meccanico. Ok. Tanto credo sia una delle ultime due partite che faremo, poi chiudiamo perché tanto magari può risultare un po' noioso. Ecco, vediamo. Credo comunque lo farò un altro paio di partite, poi finiamo. Magari le 3-3, dai. Vediamo come. Se continuo a perdere, però basta. Cioè, ho continuato solo a perdere su questa santissima partita. Allora, mastica zombie, quella focosa, elettrofiore, il fara, proviamo il farasole, dai, vediamo un po'. Un po' vecchiotta, però ovviamente è stile antico. In quanti siamo? 10 a un livello 91, mamma mia. Tanto qua stiamo parlando di macchine. Questo qua spara raffiche, cos'è? Un M16, eh? Oh, chi è? Cioè, non so, questo qua praticamente mi ha sparato in...
i tre colpi che non lo sapevi. Tanto c'è un tipo inglese, mamma mia, cioè Everton 72-57, vabbè, contento lui. Un altro live carine, WWE 2K15, ora versus Spreggi WrestleMania 30. Allora, svarionato, i livelli in PvZ sono strutturati che ci sono degli obiettivi da compiere, tipo uccidi tre zombie, per esempio questi qua, ingegneri con la pianta, magari uccidi 5, non so, pianta 5 piante invasate. Quindi devi cercare di compiere questi livelli, tipo vedete qua, distruggi un teletrasportatore, elimina 3 ingegneri, quindi man mano che completi poi puoi farcela aumentare di livello. Tanto Loresca fa italiano gentile e ovviamente ospita il nostro amico Electro, non mi ricordo cosa, 57. Welcome to the Spazio Games Streaming. Facciamo un pochino quelli che sanno l'inglese. Questo qua sta andando in una scoperta incredibile. E ovviamente gli diamo un po' di vita, così mi dà anche un po' di punti. Allora, Cagliox, no, qua l'auto-aim non mi è mai riscontrata di trovarla. Non c'è auto-aim, secondo me. Perché veramente non ho riscontrato l'auto-aim, perché vedete, in ogni caso i nemici non li mira in automatico. È tutta una questione di abilità nel saper prendere la mira e sparare. In questo caso il problema è che questo qua c'ha solo la raffica da tre colpi, a me non piace molto. Quindi prendiamo elettrofiore e andiamo avanti. Comunque no, non c'è autoaim, quello sì, è vero. Kgox. Kgox. No, Kgox è veramente brutto da dire. Cos'è che mi ha sparato? Ah, lo zombolino crossato. Lo zombolino crossato. Ok, probabilmente sono tutti zombie, no, direi di no. Comunque salutiamo Lore che va a letto. Buonanotte. E cosa cambia dalla versione X1 alla 360? Non lo so, sai, perché io non ho la versione 360. Ho solo quella. Ho solo quella, scusami, One, e non so cosa cambi. Forse è solo la data d'uscita in realtà cambia. Dopotutto. Solo la data d'uscita, sì, quello sì, qua tanto mi ha arato, vabbè. Allora, Forza Mirsi Italia e Napoli. E no, alcun tipo di immagine negativa contro Napoli, quindi Forza Italia e saluti ai napoletani a tutti quanti. Sì, può essere che Console One dice la risoluzione può essere, però ecco, non è secondo me un gioco che punta tutto su migliorare la qualità su One piuttosto che su 360, secondo me è quello. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Rianimiamoci a vicenda. Mi dà anche 10 punti di cura che sono sempre buoni, monete in più che vanno ad aggiungersi al salvadanaio. Però non lo prendo perché? No, perché? Oh, ma cos'è che mi ha ghiacciato? Cioè, sono rimasto tipo bloccato, non so neanche da cosa. Prego Magic Tony. Svariato, ti piacciono così tanto e
le espressioni sì, sono molto, sono molto molto belle, quello è vero, perché sono molto colorate. Ecco, forse uno di quei titoli che propone personalizzazioni molto molto colorate e molto molto divertenti, quello sicuro. No, lo zombolino, via via via. Ecco, questo qua sarà l'attacco, quello rapido. Poi Elgaucho mi chiede che squadra tifo a calcio. Io sono milanista, non so se dire sfortunatamente o fortunatamente, però sono milanista. Poi farò il tiro su Black Ops 2, non credo, visto che comunque è imminente l'uscita di nuovi titoli. Vedi, non so, Destiny, più avanti COD, quindi non so, però si potrebbe approfittare in teoria di questo momento di scarsezza un attimo di titoli FPS grossi per poter ripiegare su qualche altro titolo. Oddio, questo qua è uscito da sinistra, che cioè da destra, che neanche me lo sarei aspettata. Allora, salutiamo Salvo Gamer. Intanto si era visto anche quel cappellino da Merlino, che è molto molto bello. Questo qua di Turtle Potato. Molto molto bello, sì, speriamo un giorno di trovarlo. Siamo qua in 7 a rianimare una persona, però arriva intanto dietro Ciara. Comunque, ah, Pippo Inzaghi ovviamente, grande. Magic Tony MV3 col cuoricino, non lo so, perché MV3 non mi è piaciuto tantissimo. Salvo Gamer dice: un campione come me tifa Milan. Io non sono un campione perché sono un giocatore medio, cioè non mi ritengo mai un campione, però tifare Milan sì, ho sempre tifato Milan da piccolo, quindi saranno stati i colori rosso nero, però mi piaceva tifare Milan. Poi chi altro è entrato? Salutiamo anche Rigor Mortis 93, benvenuto. Sì, lo so, il nuovo utente, la personalizzazione è molto molto bella. Ecco, Magic Tony questa volta devo dire che assolutamente sono d'accordo con te, MV2 col cuore, decisamente, perché è stato anche il mio primo COD. Quindi magari potremmo farci, ecco, un live su MV2, non lo so, vediamo, perché comunque qua ti credito qua Black Ops 1, COD 4 ed MV2, quindi va bene, cioè nel senso qualche titolo ancora di COD da snocciolare eventualmente per qualche live. Ma voi che dite, facciamo l'ultima, poi spegniamo così almeno ci riposiamo tutti. Che dite, fatemi sapere in chat. Tanto so che voi direte di no, lo so già perché vi conosco. Voi direte di no. Tanto refresciamo un attimo la chat. Ah, siamo gli zombie e facciamo, boh. Cioè, sono tutti fante. Facciamo i fuori classe, dai. Facciamo fino alle 24. Tassativi. Tanto io però vado qua sui tetti che sinceramente non me ne faccio assolutamente nulla.
Intanto ho ricevuto questa salute extra, non so per... No, in realtà mi è calata salute. Boh. Fino alle 5, facciamo fino alle 7, dai, domani mattina. Che dite? Fino alle 7. Vediamo un po' qua che c'è qualche bella piantina da arare. Poi fa ridere, la piantina da arare. Poi il campo si ara, no? La piantina. Monca, vediamo un po' che... Oh, adesso aspetta che rianimiamo il nostro amico, se ce la facciamo e non moriamo subito. Intanto sentiamo anche... Sta parlando credo con la mamma. Con qualcuno. Lo so, salutiamo anche la famiglia di Italian Gamer. Facciamo tutti un bel saluto in chat ai la famiglia di Italian Gamer. Che è anche lei su live di spazio. Questo qua dove vai? Oh. Ecco, qua sono morto perché mi ha arato. Come ovviamente mi piace dire a me, sono stato arato. Ora direi addio. Sì, tipo la donna, cos'è la puzzetta qui sopra. Oh, ah no, tu sei. Vediamo un po' chi lo rianima. Facciamo la gara, chi lo rianima. Mannaggia lui, volevo farmi qualche punticino. Con la cura. Ok, sentiamo intanto discorsi strani in chat. Rianimiamo. Vediamo un po' se di qua arriva qualcuno. Avrà anche il teco. Dove è andato? Ah, qua. Ok. Là c'è un altro zombie, quindi siamo tutti qua. Ok, abbiamo arato intanto un altro con lo zombolino, con il nostro bellissimo. Questo qua non capisco cos'è. Ah, è tipo la noce. Adesso non so con quale tipo di pianta in particolare vada messa. Intanto tutti i saluti in chat per Italian Game, famoso, famoso. Comunque, allora vediamo un po'. Devo cercare di capire dove sono anche, ecco, le piante, perché sono tutte un po' sparse. L'unica cosa è che è lento. Ok, abbiamo distrutto qua, quindi punti facili, soldini facili. Dove sono le piante? Perché sono tutte un po' sparse, vi dicevo, e non si... Intanto non sono anche neanche tante. Ma che arrivo io con la torretta tipo staccabile. Sì, poi ho capito dopo... Sciacca che era una noce con la protezione, cioè oltre che essere una noce che già è resistente, però aveva anche la protezione di metallo, quindi tipo una noce incredibile. Comunque salutiamo anche il nostro amico nome utente che a quanto pare crolla. Sì, anch'io tipo sto crollando, però cioè voglio dire capita. Tranquillo. No, qua tipo... No, cos'è? Scarica lanciata. Ah, ci ha arato in due.
vediamo un po'. Dunque, siamo tutti qua, ovviamente siamo. Ah, però stavolta siamo in pareggio, eh. Oh, mi Strano. spiange, io non faccio uscire. Strano. Sì, così anche l'altra notte non l'ho fatto uscire, ma mi ha fatto dormire. Vi hanno messo un muro in alto. Piange. No? Riscalda troppo, quindi andiamo un attimino con. Guardate qua, ragazzi, che cattiveria. Madonna, ma basta con sto coso. Non vedo niente. Oh, è distrutto. Che quello veramente dà parecchio fastidio. Comunque, ecco, voi mettete 70 visite, ce ne sono state 100 molte di più che rispetto a COD, quindi piace molto di più i giochi alternativi che COD a questo punto. Qui abbiamo un bel cactus. Questo qua è andato. Strage? Urca, tre proprio così, tutti qua. Tutti qua. Guardate che bello intanto con la barba, gli occhiali gialli e la donna sulla testa. Molto 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 fico. Siamo finiti tipo nel non nulla di un campo da golf devastato. Siamo tutti a quanto pare gli atleti, cioè siamo tutti con le torrette, nessun medico, il che non è il massimo, perché ovviamente quello dipende anche dal fatto che la squadra com'è equilibrata. Certo, se magari un gruppetto di amici si dice vabbè, io faccio il medico, tu fai. Oh, intanto qua vanno via. Stiamo anche vincendo di uno, dai, speriamo di concludere almeno sta partita con una vittoria. Ma perché state tutti camperando lì di sopra? Ancora? Questo fischia di drone. No, qua non c'era comunque fatta. Sarebbe stato alquanto improbabile. Salutiamo anche Wondersmic. Abbiamo un pochino di momento di qua, una ricerca di Zombotron. Avete visto? Muori? Assist. Strano. Di solito non faccio mai assist. Stavolta però lo prendiamo. Stavolta. No, qua mi ha distrutto prima, letteralmente. Destiny lo prenderai? Non lo so. Io pensavo piuttosto di prendere la Master Chief Collection di Halo. Con. Comunque un gran bel numero di mappe e un gran bel prezzo, perché 4 capitoli comunque in una cosa unica. Oddio, no, 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 no. In una cosa unica quel prezzo è molto, molto conveniente. Molto, molto conveniente. Adesso stiamo andando avanti, quanti ne stiamo uccidendo?
15 ne abbiamo uccisi. Ovviamente poi è colpa squadra, cioè colpa del team. Ovviamente abbiamo perso. Ovviamente abbiamo perso. Allora, vediamo un po' la chat, la chat. Controlliamo, controlliamo. Siamo in pochi adesso, tanti sono usciti. Dunque, intanto facciamo un po' il ricapito della serata. Intanto, ecco, comunque abbiamo fatto il nostro live, adesso stiamo quasi per concludere. Domani c'è il live di... Adesso... Vediamo un po'. Vabbè, comunque, lasciamo stare. Dopo parliamo. Facciamo così, allora, usciamo, sì, facciamo un po' di tombe giardini, dai. Tombe Giardini. Comunque sì, è vero, Amazon ha comprato Twitch, meno male che l'ha lasciato Google, perché ovviamente la cosa di YouTube non era fattibile, se c'erano già problemi a mutare tutti gli streaming non era decisamente il massimo. Poi, gli attacchi hacker dei Lizard Squad del PSN, che poi hanno detto anche essere andati ad attaccare il Microsoft Live, secondo me è comunque buona cosa. Non so perché forse vogliono collegarsi ai dati. Adesso non sono sinceramente. No, adesso qua usciamo, non facciamo più eliminazione a squadre. No, no. Comunque dicevo. Che non è il massimo, cioè voglio dire, come cosa. Intanto entriamo da Black Wolf. Vediamo un po' se entra. Ok, qua quittiamo. No, però non posso parlare, questo è il problema. Chiunque sia, se qualcuno di voi in chat non posso parlare. Perché sennò perdere completamente la chat e quant'altro. Ma c'è così, usciamo dal gruppo. Forse mi è aggiunta adesso. Usciamo dal gruppo. So, mi dispiace tantissimo Black Wolf, davvero. Davvero, mi dispiace veramente molto. C'è così, facciamo un gruppo unico. Invitiamo il gruppo adesso. Allora, mi ha invitato. Invitiamo al gruppo, adesso vediamo un po', facciamo un pochino l'ultima cosa particolare, facciamo Tombe Giardini con Italian Gamer, che invitiamo al gruppo gioco. Adesso dovrei aggiungere allora come amico, perché l'unica cosa brutta è che se sono follower ma non amici non puoi aggiungerlo. Cioè non si può aggiungere la sezione di gioco e questo è il problema. Un pochino un difetto che si potrebbe sistemare, secondo me. Adesso lo invitiamo, così almeno... Ok, è mio amico, adesso lo invitiamo a... Invita a gruppo gioco. Così poi facciamo Tombe Giardini. Adesso se si unisce. Risistemiamo il tutto.
Tazzuolo che il 9 settembre c'è la demo di FIFA 15. Quanti siamo nel gruppo? Black Wolf, se sei in chat cerca di riuscire a entrare. No, allora, tentiamo di fare tombe e giardini, va. Tombe e giardini. Ok. Ok. Canyon del Cactus di notte. Quindi comunque la varietà di mappe è molto molto ampia, quindi se aveste in mente di prenderlo, potrei dirvi di sì, tanto il prezzo non è alto, forse un po' troppo, se c'ha qualche amico potete farvelo prestare, questo è sicuro. Ve lo fate prestare e siete a posto. Facciamo la sparasemi. Sparabacche, facciamo un po' di sparabacche, va. Oddio, che legnata. Qua mi sa che sono tutti i zombie che hanno evocato adesso di là. Tutti i zombie evocati creano problemi. Ci hanno preso la base, mannaggia. Ok, proviamo lo sparasceriffo. Chi è lo sparasceriffo? Scusami. Wondersmick. Non so se riesce a entrare Black Wolf. Musichette sempre devo dire molto. Sempre molto carine. Oddio, chi è? No, questo qua però è uno che sta giocando, infatti. Beh, salutiamo comunque anche Duto Cesare. Dunque. Oh, salutiamo anche The Dark 176. Esatto, facciamo un po' un buonanotte a tutti quelli che escono, così almeno facciamo un tutt'uno unico e salutiamo tutti, va. E rendiamo qua intanto. No. Ma fischia, cos'è che c'ha? La balestra Z4, oddio. Facciamo così, guarda. Anzi, guardate, facciamo così. Usciamo che facciamo una partita tutti e tre. Facciamo l'ultima. Invitiamo anche Black Wolf, che mi dispiace non averlo, cioè averlo prima scartato.
facciamo tutti insieme così almeno siamo a posto. Poi dopo chiudiamo, facciamo quest'ultima, tutte e tre insieme. Mi sa che non ho ancora sbloccato Wondersmeek. Non l'ho sbloccato, è quello il fatto. No, allora, rifacciamo qua. No, ho sbagliato. Tanto nella chat si ricordano i bei momenti di PT, devo dire molto molto divertenti. Cosa facciamo a sto punto? Io qua non ho quello che dici te, Wondersmeek, non ce l'ho. Proviamo con il girasole, non lo so, tanto è normale, ma vabbè. Chi è che c'è qui dentro? Black Wolf. Ci siamo persi. Vabbè, Italian Game ha fatto molto verticale, quindi è giusto che adesso stiamo un po' con Black Wolf. Questo qua va via abbastanza facile. Per tutti quelli che dicono appunto della live di PT, che Lore se si fosse girata a un certo momento avrebbe beccato il come si chiama? Il jumpscare dietro di lui. Quindi ecco, diciamo che ha completamente continuato a tirare dritto come non so che cosa. Si è perso un pochino quella parte simpatica. Legnate. Sono troppo avanti. Ah, dove siete, Mizzega? Ah, questo qua è un nemico. Oh, me ne sono accorto dopo, e dietro ce n'avevo un altro. Salutiamo anche Solid Danny e salutiamo anche il Grouch. Sì, adesso chiudiamo, finiamo questa qua e poi chiudiamo, dai. Chiudiamo così almeno. Allora, Prince Faxo 9, quando esce PVZ per PS4? Non lo so, ma in teoria sarebbe un'esclusiva Xbox, credo, non vorrei dire stupidate. Ci sarebbe solo per Xbox. Stavo pensando, perché non hanno mai annunciato in teoria che il titolo dovesse uscire anche per. Che cos'è qua st'orda? No, non potevo far niente. Cioè. Non potevo fare assolutamente nulla. Intanto ci stanno arando i zombie. Dobbiamo cercare di farcela. Ma qualcuno si riuscirà mai a prenderlo o. Vediamo un po' di prendere le gambe così almeno. Cerchiamo un attimino di far indietreggiare.
zombie hanno raggiunto il checkpoint. Perché a parte che sono veramente fortissimi, poi tipo non muoiono. Oddio, qua veramente sono veramente tanti. Però almeno abbiamo cercato di difendere come potevamo la, come si chiama, la zona dietro la palla da golf. Poi abbiamo anche qualcuno che non gioca, quindi che sono qua fermi. C'è un po' meno di partecipazione, quindi ecco tutto. Mamma mia ragazzi, ma quanti sono? Abbiamo finito i colpi. Sto guardando la chat, mi sono un attimo distratto. Uff. 30 secondi. Non ce la facciamo, secondo me. L'unica cosa è che non si può in ogni caso. Riuscire a fermarli. No, forse ce la facciamo. Sì, ce la facciamo. Abbiamo vinto, credo. Abbiamo vinto, yes, perché abbiamo vinto, abbiamo bloccato la palla prima che entrasse. Perfetto, chiudiamo almeno con una vittoria. Salutiamo intanto Piero The Warrior. Però almeno abbiamo vinto, va. Uff. Detto questo, siamo arrivati alla fine, ragazzi. Veramente una gran. Tanto ci sono livelli molto molto alti, però comunque una gran bella serata, devo dire, più gente rispetto alle altre volte, quindi sono molto contento anche di questo. Siamo riusciti più a tenere 100 persone, più molto più delle altre volte. Comunque, detto questo, vi ringrazio. Credo che chiudiamo qua, perché comunque c'è anche bisogno di ronfare un po'. Dottor Mears vi saluta. Sì, ho visto Wuntersmeek che ci vanno i pacchetti dello Zomboss, poi li scaricherò. Comunque vi ringrazio. Ovviamente poi la replica sarà su YouTube per chi non l'ha visto stasera. E preparatevi perché questa settimana sarà veramente piena di live e quant'altro. Quindi preparatevi perché ce ne saranno molti. No, comunque, Magic Tony prima ce n'erano 100, poi sono calati ovviamente per l'ora. Comunque, ci vediamo al prossimo live, non so su cosa sarà, non ve lo so dire perché forse dovrei anche andare qualche giorno in vacanza, visto che non sono ancora andato, però è tutto. Quindi saluto tutti i 50 che sono rimasti, comunque grazie a tutti anche prima a tutti quelli che c'erano. Magic Tony a Mario al ginocchio. E ovviamente ti auguro buona guarigione, buona guarigione per Magic Tony. Detto questo, adesso andrò a chiudere lo streaming. Quindi, ciao!